Allora, questo è il dietro le quinte, così vedete come sono stati filmati i primi unboxing. Questo qui è l'overmedia che avete appena visto. E questo è il cavalletto di fortuna che mi sono inventato per reggere l'unico mezzo che ho a disposizione per fare video, cioè almeno in mio possesso. Che questa telecamera che sto usando non è mia. Come vedete, tutto improvvisato, nastro adesivo, perché i filmini li faccio da questa parte qui che vengono meglio. Teoricamente questo è un cavalletto da macchina per reggere i TomTom o i telefoni per vedere le mappe stradali. L'ho allacciato con dei lacci di scarpa, cercando di fissarlo per bene, a questo cavalletto più grande da videocamera. Acquistato usato, ovviamente. È una miseria, tipo l'avrò pagato qualche 5 euro, una cosa del genere. In un mercatino dell'usato. Come potete vedere, sono due lacci che stringono questo cavalletto con la ventosa da macchina. E sono fissati, diciamo, bene e stretti, sperando che non cade tutto. Purtroppo per il momento mi devo accontentare di fare i video in questo modo. Almeno che non li preferite tremolanti. Questo è come filmo le cose. Già che ci siamo, vi faccio rivedere la scatola dell'Avermedia che ho appena recensito, diciamo, facendovi vedere quello che c'era dentro. Cioè, tipo che facevo prima che usavo la videocamera. Praticamente vi sto rifacendo vedere l'unboxing. Vediamo se riusciamo a trovare la parte in italiano. Diciamo che è abbastanza dettagliato. Beh, come potete vedere, questi sono i retroscena. Ecco come faccio i miei video. Ok, il video finisce qui.